Ecco, chi ci sarà magnato? Ma pare che c'è stato un ramo di buginelli. Per terra è tutto sfarrato, va. Ah, ci sta. Peppa! Peppa! Ci stai? Sì, bocca, sta aperto! Buongiorno! Oh, buongiorno! Sono arrivata alla posta, c'è posta per te! È arrivata Maria di Filippo, è arrivata! E poi, guarda! Dimmi, che vi piace? E zitta un po', guarda, porca somana, porto una sudata, sono girato tutto pisciana per strutto. Non ci capisco, go, ci sta, la foto di Rubaba dovrebbe venire dall'America, non lo sa ciò. Ma dimmi un po', tu sei casata, come fai? Maritimo fa l'uberlo. Ah, ecco perché non te potevo trovare. Ma sono io pisciata bassa, pisciarata. Ma non ti conosco. Ecco, ci sta scritto. Signora Giuseppina La Passera. Sono io. Via Pisciara 69. È giusto. Me può Dio, ma ti me può Dio. Poi guarda, tu franco con l'uba. Guarda, si letto qua dietro? Posta aerea internazionale dell'America. Sì, per quello mi ha fatto camminare tutto questo tempo. Certo. Poi qua dietro ci sta scritto Fernando José Carlos. Ma chi è? Visi tutti i parenti tui? Ce n'hai io. È una caterva. Una cottomata, Ginisha. È una miseria, io non lo saccio adesso. Dimmi un po'. C'è una goccetta bene per caso? Sì, vabbè, la probabilità si scicola la lingua. Tutta la strada che mi siete fatta. E qua facete un nome fatto, le cocchi mie. Ai, è vero. No. Ma tu fammi sapere una cosa, tu come fai a sapere che questa viene tanto lontano dell'Argentina? Ma tutti sti timbri! O non c'è via la fa cosa? So, capito, ma tu però è... Ma la rendita adesso. Però è, cavoli tua. A parte che di qua non ci capisco niente. Strada Italia. Che strada è? Questa Italia, Pisciara, un Trivium, questi li conosco. I numeri 47, quello è morto. Ma parla? Parla di sé? Questo. A proposito del morto, io ce l'ho i parenti io in Argentina. Ce l'hai? Fosse che è morto Cavour, mi fosse lasciato che bella vita. E io mica manco faccio becca morto, porto la posta io. Ma così mi metto a fare la signora, no? Se mi ha lasciato una bella eredità. Ma che mi sia, Gio Fega, tu ecco. L'acqua, perché l'acqua? No, tu devi camminare, devi portare la posta. Quando un animale marito, tu sì. E un vinetto, già via! Quando vuoi arrivare belle, cocche mie! Senti, dimmi un po' una cosa. Se vorrei sapere. Ma. Di chi. Sai, tanti. Ma tu, sì, quando vai di parenti dei fuori. Ma senti una cosa. C'è sempre una cosa, sai. Ma tu non c'è niente da fare stamattina? E questa era l'ultima. Ma io sono andato a cercarti, quell'altra porto domani. Vabbè, ma tu dai. Vanni. Ma devo gli pure su un prete a portare la famiglia cristiana. Vanni, così ti convesti pure, Vanni, fai una comasciata con due cose, Vanni. Domani spazio, ho le bollette da portarti. No, no, quelle dettele. Lasci su un prete. Lascio su un prete, sì, lascio su un prete. Dopo mi raccogli, sai? Domani te lo racconti. Te. Vanni. Ciao, Vanni, Madonna Santa. Ma che sarà questo? Non buzza. Adalina! Natalie! Che è? Dove stai? Vieni qua! Che è? No! A me si è fatto più un corvo, agli occhi come se è camuccicato un gatto. E tu di dove vedi questo piatto? Chi ti corre le rete stamattina? Oh ma, dimmi che c'hai, che si è fatto? Non mi fa perdere tempo, lo sai quante cose già gliela fa? Arriata sette masciate e mezze, le comincia tutte ma non le finisce manco una, non le finisce. Guarda un po'. Che è bene? È una lettera. Mi posti la portata questa? Che ci sta di strano? Ah oh. Ha mai detto che l'ha visto sul francobollo che viene dall'Argentina. Dall'Argentina. Mettete sedere, dai, mettete qua che a te leggemela la cocca di mamma, dai, che ha sono lasciato le chiavi su sopra, sono lasciato. E poi sa come è. A me è cresciuto in moccollani, oggi comincio a vedere con bandito. C'è, ma non trova le scuse. Lo sappiamo tutti che non è per gli occhi che ci vede poco, ma per la scuola che non si è mai fatto. Per questo, a non sai legge. Brutta zitellona che non ci apro! Lo vedi? Cirpiato tutte le parti, cirpiato! Dai, mettete sedere, dai, leggi questa lettera! Cammina! Sbrigati!
Oh, ma che fai? Oh, e dai, vieni più qua. Non sai leggere. Ango. Madonna, che lettera longa questi. Che ha scritto un romanzo? Dai, tira, tira. Zia Malletta. Zia Malletta. Mo? Che gli sarà successa da disgrazia? Sì, ma tu pensi che andrà male? Au! Ah, non mi ha calcolato mai! Essa dice che era del nato stambo! Che dice, che dice? Carissima cognata! Carissima cognata a me! E mica me l'ha detto mai! Che ci sarà avuto che rimorso di coscienza? Ma quando stavo qua al paese, lo sai che faccia? Mi incontrava con questo colocosso. Sa mi girava su tutto lupo quando mi incontrava. Oh ma, lo sai, la lontananza è come lo vendo. Paleglie e remucchia. Paleglie e remucchia. Ma che fai? Ci mi sta a prendere? E leggi adesso il mascio di un girato, cammina. Mio da mamma, mi rompi. A me sembra da di. Tu sei vecchi, più diventi meglio. Oh, ma non mi fai capire cosa? A pare che stai a leggere un libro strappato. E zitta, zitta un attimo. Senti quello che dice, senti. Sento, dai. Io e Carlos Fernandos José Marias. Ma quanti ne leggo questi? È la giudizia che era una cottomata. Abbiamo deciso di fare una passeggiata. Una passeggiata? E questo che c'ha? Non ne ha fatto digerire che non se la fa una passeggiata. Oh, non se la fa fare sta passeggiata, scusa? Ma nella nostra amata terra salvi piglio. Ma questa è matta. E che si fa? La passeggiata nell'Argentina fino a ecco? Se gli sei innaccolito lo cervello per caso? Poi fammi un po' capire, dato che io non so studiato, no? Che non capisco cosa. Ma non ci sta il mare tra mezzo? Oh ma, qui non è il mare triatico come il nostro. Qui è l'oceano, è grosso. Qui si cocca, annodo, pensivello da lì, Senti, senti quello che dice. Veniamo con un volo carter. Carter. E mo questo succede? Nemico lo conosce. Ah, lo sai chi è? Mo mi ricordo, no? Ero il presidente degli Stati Uniti. Io li spatto, altro che uniti. Ma io non ci capisco cosa per la mamma tua. Ma non è che per caso tu adesso leggi una cosa pennatra? Ma che stai di? Ci sta scritto così? So capito, ma questa che a me mi dice cognata mia. A me mi pare che ha scritto una ricetta dell'alumelico. Sì, ma sì, hai ragione. Qui sì, avevo l'apparecchio, Con l'apparecchio, Cascheste tutti, cascheste, signore, vostre loda, ona. Zitta, zitta, zitta. Stammi a sentire. Dimmi, dimmi, dai. Questa sì che è bella. Ci puoi ospitare? Come no? Perché te vuoi? Cucinare prima, Ria. Noi veniamo i primi d'agosto. Un gorbito. Proprio i primi d'agosto. Quando uno c'ha un mucco dei giorni che si porti pusà, ci deriva i parenti. E poi, dimmi un po', dove li mettiamo? Ci sta la camera di nonna spiccia su sopra, no? Che è la camera di nonna. Ma non lo devi di manco per scherzo, non lo devi di. Logo dentro la signora non ci deve mettere un piede, uno ce lo deve mettere. Perché quando nonna da stia ambedita sul letto, prima che partia per l'Argentina, cognata mia, mica l'ha cambiata mai a nonna da. Ma sai come mi dici a me? A me mi fa schifo! E invece a me mi adorava! A te ce la devo la far dormire, no? Con le lenzuole pulite e tutta la camera profumata. Se lo sogna! Che vanno a mollare l'albergo? Oh ma però, la sistemazione è molto agli acquisti. Senti cocca, lascia perdere e leggi, perché a me sa che mi si sarà data la pistola. Ti senti male, ma ti va a tua voce? Perché cocca, perché? Oh ma, ha già la faccia come un arcobaleno, ti sei sbiancata, poi ti sei rosciata. Che ti ci imbaurita cocca? Mo che? Dai, dai, no, non è niente, dai. Finisce a leggere, dai, finisce. Oh, poretta, me moglie di ragazzo questo. Mette di sedere, tette, ma tette, ci sta così, ci sta così, dai. Saremo in 50. 50 sbocchi di sangue. Fammi mettere
legge prima che sono tutti fatti qui all'azzacco di San Vito. Fammi te che a legge, no? Ma che poveri! Più finita nel così? Avremo come una fronna! Ha già di nuovo le sorelle al ghiaccio, dato! Oh ma, ad è come dice il proverbio, è come lo gioco dell'uva, ognuno la riparendi sua. Ma, sì che lo che non sia, ma tu a me che mi vuoi vedere morta? Eh? Ma non mi fai capire niente, a legge trozzi in fucù. To, per te e pigli la mannata alla scuola. E zitta, ma calmati, no? Ci sta scritto, noi verremo da voi, gli altri verranno ospitati ognuno dai loro parenti. Non era difficile da capire. A mo so capito! Prima non ero capito niente, se no, sando li mettiamo qui sì, tutti io sotto le grotte, no? Così che sta fricci. Senti che dice. Penso che la cosa vi farà piacere. È molto tempo che non ci vediamo. Non vedo l'ora! Per poco non ci andavo con le zampe! A braccia e bette l'aspetto! Mio marito non vede l'ora di conoscervi. Sai, cognata, lui è tanto caro. Non ci magno per aspettarli. Forse magna commessa, fuori saccocce mie e fuori credenza. Ma mamma, non sta bene. Perché? Che so detto? Qualcosa che non ti gusta? No, non mi gusta. Issi alle le cognate tui. E zia alla sorella di babbo. E chi è? Del parto? A mo si ricorda del fratello e della cognata. Che ha fatto? Senderai che botta cocca stoda se non ci sorda. Se Pardo Pia li tira fuori i soldi per passare a magnassa iende, stoda tu, armani orfana in guardia e quattro. Giù ma? E io meglio vedo che questo pedotto. Oh, ma però che sciccarogna. Niente ma, qui si non è di pareti, qui si è peggio le sanguisughe. Mi sa che ha saputo di uno che c'è un sordarello e che mazziamo lo porco. Ah, se vieni a fare provviste, se vieni a fare. Qui sì, a repeggio la sola caustica, se magna tutto. Ma sta a disgiungere, ci trova a me, ci trova. Rigo, ma io scappo io fuori, e quell'aria puzza di fragile. No, no, tu vai, che qua, vieni qua. No, no, qua, vieni qua, perché la stasera dentro sta casa ha ci stato qua per il fuoco, pure, anzi. Mi è venuta una bella pensata. Che pensata? Iepo un po' pure io la stalla? La stalla? Ma che ne vorresti mettere io dentro per caso? A me è venuta una bella pensata. Che pensata? L'ho detto. A facciamo un presepe d'agosto. Facciamo tutti i personaggi, Giovanna. Che personaggi? A zitto Carlos gli facciamo fare tutti e due gli animali. Perché... prima di sposarsi era un zumarello, dopo che si è sposato è diventato un bove, via di porta, certe corne di porta. Oh, mica sono finito, vieni qua. A Zina gli faccio fare la Maddalena, a parte un bambinello gli facciamo fare. Per le malonne quelle dopo sta lettera non manca. Io che faccio io? E a te cocca di mamma ti faccio fare l'angioletto verginello. Tanto a te, chi te sei cosa? Andesse in gola, nessuno andesse in gola. Dai, iemo Mattarella, via la scopa adesso, via la paletta e iemo pulì. Iemo preparà perché così qui sì, quando riazziti le stracche un lungo viaggio, si droga magari. Perché io gli faccio trovare proprio quello che ha assato. Lo stabia gli faccio trovare. Iemo, cammina, sbrigati, dai, cammina.